News Law Web Radio. Da oggi e per tutti i giovedì nasce una rassegna del condominio, dedicata alle sue regole, ai suoi casi pratici e destinata sia agli amministratori condominiali che agli operatori di diritto e a chiunque fosse interessato alla materia. Nasce dall'incontro professionale con l'Associazione Liberi Amministratori Condominiali ed in particolare con il suo presidente, avvocato Giuliana Bartiromo, che è responsabile scientifico dei corsi di formazione e aggiornamento per amministratori di condominio, che scrive per USIT.com per il nuovo condominio e che attualmente ricopre il ruolo di responsabile formazione dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Legge. Chiunque voglia segnalare problematiche o argomenti rilevanti può farlo attraverso i soliti canali. Il telefono 331-309-7852, la mail webradio@uslaw.it, il sito www.webradio.uslaw.it. E adesso diamo inizio a questa rassegna. News Law Web Radio. Tema concernente il regolamento di condominio, ossia la sua natura e la sua efficacia, nonché le sanzioni ad esso, viene introdotto dall'avvocato Giuliana Bartiromo del Foro di Lecce, esperta in condominio e locazioni, presidente dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce, responsabile scientifico dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per amministratori condominiali. Fondamentale per la vita di ciascun condomino è il regolamento di condominio, che contiene le regole per la gestione di ciascun edificio in condominio. Capiremo, nell'intervento di oggi dell'avvocato Giuliana Bartiromo, cos'è il regolamento, a cosa serve, come viene formato e se esiste un obbligo per ciascun condominio di dotarsi di apposito regolamento. Ci soffermeremo inoltre sulla natura del regolamento, in quanto lo stesso può essere sia assembleare che contrattuale, e sulle loro differenze sostanziali, atteso che rilevantissime sono le conseguenze sia in ordine alle clausole contenute sia in merito all'efficacia nei confronti dei condomini. Si parlerà delle clausole contenute in un regolamento condominiale e di quelle che non possono assolutamente essere modificate da alcun regolamento, ossia le norme inderogabili del codice in materia di condominio. Inoltre, l'avvocato Bartiromo analizzerà anche la disposizione introdotta dalla legge di riforma relativa al divieto delle limitazioni nei regolamenti in ordine alla detenzione di animali domestici. Infine, l'avvocato Bartiromo si soffermerà anche sulle cosiddette multe per coloro che violano le disposizioni del regolamento condominiale, in quanto la riforma ha integrato l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile relativo appunto alle sanzioni al regolamento. Pertanto capiremo chi è legittimato ad irrogare dette sanzioni e la misura delle stesse. News Law Web Radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di News Law Web Radio. Oggi parliamo di regolamento di condominio. L'esigenza di una norma regolamentare in condominio nasce non solo per disciplinare l'uso dei beni comuni, ma soprattutto per regolare i rapporti patrimoniali dei comproprietari attraverso la quantificazione del diritto di proprietà comune che al singolo condomino spetta, il cosiddetto valore medesimale. Ma cos'è il regolamento di condominio? Bene, possiamo definirlo come la legge interna del condominio, così come lo statuto lo è per le società e riveste un'importanza fondamentale nella vita condominiale, dato che contiene tutte le norme circa l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese secondo i diritti e obblighi spettanti a ciascun condomino, le norme per la tutela del decoro dell'edificio, quelle relative all'amministrazione condominiale, quindi periodo di bilancio, consiglio di condominio, eventuali deleghe, convocazioni di assemblea e procedimenti appunto per l'impugnativa delle delibere assembleari. In un condominio quindi ci si può imbattere in una triplice eventualità. Ad esempio esiste un regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea condominiale, oppure esiste un regolamento che invece è di natura contrattuale, oppure manca un regolamento condominiale. Esaminiamo prima di tutto quest'ultima ipotesi, per poi soffermarci con più attenzione alla distinzione tra il regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea e quello di natura contrattuale.
Pertanto, se ci troviamo di fronte a un condominio che è sprovvisto di regolamento, è necessario distinguere se trattasi di un condominio composto da più di 10 condomini oppure un condominio che non supera detto numero. Infatti, solo se i condomini sono più di 10, e quindi da 11 in su, il regolamento è obbligatorio. Ciò viene definito da una norma, dall'articolo 1138 del codice, che viene rubricato regolamento di condominio. Appunto, prescrive che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10, deve essere formato un regolamento. Ecco che quindi ci definisce l'obbligatorietà con una determinata condizione del numero dei condomini, numero dei partecipanti al condominio. Di contro, nel caso in cui i condomini siano inferiori ad 11, è prevista la mera facoltà dell'adozione del regolamento condominiale. Sebbene molti condomini esenti dall'obbligo del regolamento richiedano sempre più spesso delle regole per chiarire e definire l'uso delle parti comuni, nonché per la gestione delle stesse. Quando invece esiste un regolamento, è necessario appunto distinguere se esso sia di natura assembleare o di natura contrattuale. Difatti, il regolamento si dice assembleare quando è stato formato volontariamente dall'Assemblea, viene approvato dalla stessa con l'intervento favorevole della maggioranza prevista dall'articolo 1136 del codice, ossia con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i 500 millesimi. È molto importante ai fini della validità delle delibere rispettare sempre questo doppio quorum per teste e per valore. La legge di riforma ha modificato il terzo comma del 1138 stabilendo che il regolamento, oltre ad essere approvato dall'Assemblea con la maggioranza di cui dicevamo, quindi l'articolo 1136 secondo comma, deve essere allegato al registro indicato dal numero 7 dell'articolo 1130. Si fa riferimento al registro dei verbali di assemblee tenuto dall'amministratore, quindi oltre all'approvazione il regolamento deve essere anche allegato al registro dei verbali di assemblee. La disposizione continua stabilendo che il regolamento può essere impugnato a norma dell'articolo 1107 del codice, una norma in tema di comunione, e quindi si prevede che il regolamento possa essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria da ciascuno dei partecipanti dissenzienti entro 30 giorni dalla deliberazione che lo ha approvato, mentre per gli assenti il termine per l'impugnazione decorre dalla data di comunicazione della deliberazione. Si parla invece di regolamento contrattuale e quindi già il termine lo distingue nettamente dal regolamento assembleare quando il regolamento di condominio, predisposto generalmente dall'originario unico proprietario dell'intero edificio e trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale, vincolando tutti i successivi acquirenti non solo per le clausole che disciplinano l'uso di godimento di servizi delle parti comuni, ma anche per quelle che limitano il potere e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive. Generalmente questo regolamento contrattuale, anche se non inserito nel testo del contratto di compravendita, ne fa parte integrante, purché espressamente richiamato per relazionem ed approvato. Ad esempio, solo con il regolamento contrattuale si possono introdurre divieti di destinazione delle unità immobiliari. Si pensi al divieto contenuto in molti regolamenti contrattuali di destinare ad uso diverso dall'abitativo le unità immobiliari o al divieto di destinarle a scuole di ballo, canto, presidi medici e via dicendo. Tuttavia, il regolamento stesso non può contenere disposizioni contrarie alle norme che la legge definisce inderogabili. Difatti, l'articolo 1138 definisce una serie di articoli inderogabili per i quali né un regolamento assembleare né un regolamento contrattuale possono appunto derogare. Si pensa ad esempio al procedimento di formazione della volontà assembleare previsto dall'articolo 1136, oppure al procedimento di nomina, revoca e durata del mandato dell'amministratore ex articolo 1129, oppure al procedimento di revisione delle tabelle millesimali ex articolo 69 e via dicendo. Per intenderci, nessun regolamento né assembleare né contrattuale potrà individuare la durata dell'incarico dell'amministratore in 6 mesi rispetto a quanto prescrive la legge, che è un anno appunto più uno. Il regolamento di natura contrattuale, inoltre, può ben costituire titolo contrario ex articolo 1117 del codice rispetto proprio all'individuazione e attribuzione della titolarità di un bene. Si pensa ad esempio all'aspicato solare che di default viene inserito tra i beni comuni ex articolo 1117,
ma solo un regolamento di natura contrattuale può riservare con espressa clausola la proprietà dello stesso invece ad un condomino, oppure a un gruppo di condomini, oppure anche al costruttore che se ne è riservato la proprietà esclusiva. Oppure si pensi al caso in cui un regolamento contrattuale deroghi ai criteri di riparto delle spese indicate nell'articolo 1123, ponendo ad esempio che le spese dell'amministratore vadano suddivise secondo un altro criterio o in parti uguali. Cioè è possibile quindi solo ed esclusivamente con una clausola contenuta in un regolamento di natura contrattuale, quindi approvato all'unanimità e non assembleare, quindi approvato a maggioranza dall'assemblea. È molto importante quindi, da quello che stiamo dicendo, nel momento di acquisto di un immobile o di una locazione, oppure anche nella semplice gestione da parte degli amministratori di condominio, conoscere se in quell'edificio esiste o meno un regolamento, di quale natura sia, in quanto diverse sono le conseguenze che ne derivano. In particolare, per riassumerle, possiamo sicuramente dire che quello assembleare è previsto e disciplinato dalle norme del Codice Civile all'articolo 1138. Quello contrattuale equivale invece ad un contratto stipulato tra più persone con efficacia vincolante fra le parti che lo hanno sottoscritto. Il regolamento assembleare, inoltre, viene approvato dall'assemblea di condominio con la maggioranza qualificata dell'articolo 1136 secondo comma. Quello contrattuale, invece, solitamente è predisposto dal costruttore, necessita dell'approvazione unanime di tutti i partecipanti al condominio, viene inserito solitamente nel primo atto di compravendita e richiamato in tutti gli atti successivi. Quindi chi subentra acquista ed accetta il regolamento richiamato nella prima vendita. Il regolamento assembleare inoltre deve limitarsi a regolare, senza limitare quanto disposto dalla legge per le parti comuni, mentre quello contrattuale ha un contenuto completamente libero, salvo che le pattuizioni riguardino diritti liberamente disponibili e siano comunque meritevoli di tutela. Il regolamento assembleare inoltre non può privare nessun condomino dei diritti che la legge gli riconosce, mentre quello contrattuale può limitare, può pregiudicare, può ridurre, può attribuire maggiori diritti e facoltà spettanti ai singoli condomini, ai quali possono essere imposti anche degli obblighi non spettanti dalla legge. A tal proposito, vorrei ricordare che la legge di riforma, all'ultimo comma dell'articolo 1138, ha stabilito che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Ebbene, tale disposizione che è stata diffusa dai mass media come una delle più grandi novità della riforma, in realtà di nuovo ha ben poco, in quanto l'assemblea condominiale non può con voto a maggioranza imporre ad un condomino di astenersi dal tenere cani nel proprio appartamento e quindi né prima né ora alcun regolamento condominiale approvato a maggioranza può vietare di detenere animali. In pratica, una delibera del genere, in quanto viziata da eccesso di potere, se adottata, sarebbe completamente nulla e non semplicemente annullabile. Solo una delibera presa all'unanimità potrebbe essere considerata legittima. Capiamo bene, da quanto detto, che quindi solo un regolamento di natura contrattuale, invece, può limitare e vietare la detenzione di animali. Tant'è che sia la Cassazione sia le ultime pronunce giurisprudenziali hanno appunto stabilito che se il divieto di tenere animali espresso nel regolamento contrattuale si ritiene pienamente legittimo e quindi vigente l'obbligo di divieto di tenere animali in condominio da parte dei condomini che a tanto appunto si sono obbligati in virtù del regolamento contrattuale. Infine, per le violazioni del regolamento di condominio, la legge 220/2012 ha integrato anche l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, stabilendo che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento di una somma fino ad euro 200 e in caso di recidiva fino ad euro addirittura 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Sicuramente l'opera di restyling di questo articolo andava effettuata, proprio atteso che il vecchio articolo 70 parlava di sanzione pecuniaria fino all'lire 100 e la giurisprudenza il più delle volte aveva addirittura ritenuto il dato testuale vincolante, nel senso che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione qualora fosse stata irrogata una sanzione con una somma più alta. Questa era la disposizione in vigore fino al 18 giugno 2013, si capisce bene che tale sanzione irrisoria non produceva assolutamente l'effetto sperato, ossia di ricondurre il condomino al rispetto del regolamento.
Oggi la forbice si è notevolmente allargata, si parla di somme elevate e pertanto l'effetto deterrente è sicuramente più convincente, ma ci si domanda chi può irrogare queste sanzioni. Difatti, la legge di riforma inizialmente non aveva chiarito bene chi dovesse essere il soggetto legittimato ad irrogare dette sanzioni, quindi l'assemblea o l'amministratore. E successivamente il decreto Destinazione Italia, tra le altre cose, ha stabilito che invece è l'Assemblea, con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136 del codice, ad irrogare la sanzione. È altresì necessario che all'interno dei regolamenti ci sia magari anche in via indiretta un richiamo all'articolo 70 delle disposizioni, non rientrando tra i poteri dell'Assemblea stabilirla se non con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. Ne può ritenersi consentito introdurre nel regolamento, e ancor meno liberato a maggioranza, sanzioni diverse da quelle pecuniarie. Si pensa ad esempio alla rimozione dell'auto o del condomino per una violazione di una norma regolamentare o per un condomino non in regola con i pagamenti. Inoltre, non è consentito introdurre nel regolamento delle norme in contrasto con i principi generali dell'ordinamento stesso. È importante quindi evitare le cosiddette sanzioni alla carte, ossia che l'Assemblea crei ed introduca sanzioni diverse rispetto a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 70 del Codice Civile. Il tema della nomina dell'amministratore di condominio, incarico, durata, accettazione e del conto corrente obbligatorio sarà introdotto da Sergio Melluso, esperto in materia condominiale, segretario dell'Associazione Liberi Amministratori Condominiali Lecce e coautore del manuale dell'avvocato Rodolfo Cusano, Amministratore di Condominio, edizioni Simone 2015. L'intervento di oggi dunque tratterà della figura dell'amministratore condominiale, ossia come viene definita tale figura, con un accenno anche ai requisiti imposti dalla legge oggi per svolgere tale professione. Successivamente Sergio Melluso provvederà ad analizzare in modo specifico le vicende legate alla nomina dell'amministratore, al suo incarico e alla durata del mandato, in modo da comprendere come procedere alla nomina di un amministratore in un condominio che ne è sprovvisto, se è obbligatoria la nomina dell'amministratore in ogni condominio e come richiedere la nomina di un amministratore di condominio ricorrendo anche all'autorità giudiziaria nei casi in cui l'Assemblea non vi provveda. Si parlerà anche dell'amministratore dimissionario, ossia l'amministratore che, per motivi personali, ad esempio, si dimette dal suo incarico, in modo da capire cosa succede se l'Assemblea non procede alla nomina di un nuovo amministratore. Saranno trattate anche le responsabilità di colui che si dimette. In questo intervento si farà esplicito richiamo ai quorum previsti per la nomina dell'amministratore e delle vicende legate all'accettazione dell'incarico. Pertanto verrà analizzato cosa è necessario inserire a verbale al fine di rendere la delibera valida ed esente da errori che possano comportare l'annullabilità, ma anche una ipotesi di nullità della nomina stessa. Si procederà anche con esempi pratici per capire il meccanismo di durata dell'incarico dell'amministratore, individuato dalla legge di riforma in 1 anno più 1 anno, anche in considerazione delle ultime pronunce giurisprudenziali di merito. Infine, verrà analizzato l'obbligo dell'amministratore di aprire ed utilizzare un conto corrente intestato al condominio, in quanto, già prima della riforma, la Cassazione aveva condannato in modo severo la confusione patrimoniale tra il conto di un condominio ed il conto personale dell'amministratore. Use Low Web Radio. Un saluto agli ascoltatori di Use Low Web Radio. Quest'oggi tratteremo della figura dell'amministratore e più nello specifico delle vicende correlate alla sua nomina, al suo incarico, con un breve accenno ai nuovi obblighi. Iniziamo col definire l'amministratore condominiale come un prestatore d'opera professionale che, in virtù di un rapporto fiduciario con l'assemblea, opera su suo mandato una determinata attività, per la quale ha diritto a ricevere un compenso. Il rapporto tra l'amministratore e il condominio è un vero e proprio rapporto di contratto di mandato, in cui da un lato vi è il conferimento di un incarico previo il pagamento di un corrispettivo e dall'altro vi è lo svolgimento di una precisa attività in nome e per conto del condominio stesso. A tal fine il mandato dell'amministratore è definito mandato appunto con rappresentanza. Ciò significa che le attività poste in essere dall'amministratore riverberano i propri effetti direttamente nella sfera giuridica dei condomini.
La legge 220-2012 di riforma poi del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha introdotto l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che definisce tra l'altro i requisiti necessari per chi volesse iniziare a svolgere la professione di amministratore di condominio. Sono previsti i requisiti di onorabilità nella prima parte e di formazione nell'ultima, che si traducono nel possesso appunto di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e nell'aver frequentato un corso di formazione iniziale, oltre a svolgere attività di aggiornamento periodico in materia condominiale. Ad integrazione poi di quest'ultimo punto è intervenuto il decreto del Ministero della Giustizia, il numero 140, entrato in vigore il 9 ottobre del 2014. Tale regolamento definisce con precisione le caratteristiche di questi corsi di formazione iniziale e periodici, il monte ore che è di almeno 72 per i corsi di formazione iniziale e di almeno 15 per l'aggiornamento periodico annuale. Definisce inoltre le materie, introduce la figura del responsabile scientifico che ha il compito di certificare i requisiti dei docenti e l'esito appunto dei corsi di formazione a seguito di un esame finale. Ad ogni modo la legge ha preso in considerazione l'ipotesi in cui l'amministratore già svolgeva la professione prima dell'entrata in vigore della riforma ed anche il caso del condomino interno che gestiva il proprio condominio. Di tali situazioni ad ogni modo non mi soffermerò in questo intervento per dare più spazio, diciamo, alle vicende legate alla nomina dell'amministratore. La nomina appunto dell'amministratore è normata dall'articolo 1129 del Codice Civile, completamente innovato dal legislatore, direi a seguito della riforma, e regola quelli che sono i limiti in tema di revoca, nomina ed obblighi dell'amministratore. Gli scenari che si configurano in ordine alla nomina dell'amministratore sono molteplici. Il primo caso prende in considerazione la nomina deliberata da un consesso assembleare con i quorum richiesti dall'articolo 1136 quarto comma che riporta al secondo, ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea è almeno la metà del valore dell'edificio, i famosi 500 millesimi. Tale ipotesi può configurarsi anche qualora la nomina dell'amministratore non sia obbligatoria in un determinato edificio in condominio. Ricordiamo infatti che il primo comma dell'articolo 1129 sancisce l'obbligo di nominare un amministratore quando i condomini sono più di 8, ovvero da 9 in poi. Diversamente, e cioè nei casi di piccoli condomini dove il numero dei condomini è inferiore o uguale ad 8, resta la mera facoltà dei condomini di provvedere o meno alla nomina di un amministratore. Nella seconda ipotesi, contemplata dal primo comma dell'articolo 1129, in cui un complesso condominiale, ove prescritta la nomina, la compagine assembleare non riuscisse a deliberare per mancanza del quorum, è prevista la possibilità anche da parte di un solo condomino di richiedere al presidente del tribunale competente per territorio, in sede di volontaria giurisdizione, di sostituirsi all'assemblea nominando giudizialmente un amministratore, stante appunto l'obbligo normativo. Il terzo scenario possibile prevede la medesima facoltà anche per l'amministratore dimissionario. Tale strumento è messo a disposizione dal legislatore nel nuovo testo del 1129 e è da considerarsi certamente interessante nei casi in cui l'amministratore dimissionario rimanga, diciamo così, imbrigliato da un immobilismo assembleare. È fondamentale ribadire, infatti, che le dimissioni dell'amministratore possono avvenire in ogni tempo e si configurano come un atto unilaterale ricettizio, pertanto non devono essere eseguite dall'accettazione dell'assemblea. Tuttavia il comma 8 dell'articolo 1129 del Codice Civile ci ricorda che fino a nuova nomina l'amministratore dimissionario dovrà eseguire tutte le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi al condominio e consegnare tutta la documentazione inerente il condominio stesso. Per quanto poi concerne l'accettazione dell'incarico, lo stesso articolo 1129 chiarisce l'attuale impossibilità da parte dell'amministratore così nominato
appunto di ritenere valida l'accettazione tacita o per facta concludenza, diciamo cominciando la gestione del condominio a seguito del passaggio di consegne con l'amministratore uscente, come invece poi avveniva spesse volte prima dell'ingresso della riforma. All'atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo, infatti, l'amministratore deve specificare a pena di nullità della nomina stessa l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Sarà necessario inoltre che l'amministratore nominato si accerti che nella delibera di nomina, oltre appunto all'indicazione del compenso, siano stati inseriti tutti gli elementi essenziali richiesti dall'articolo 1129 del Codice Civile, al secondo comma appunto, ovvero poi i dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, il luogo di custodia dei quattro registri obbligatori, rispettivamente il registro di anagrafe condominiale, registro di nomina e revoca, registro di contabilità e registro dei verbali, e anche l'inserimento appunto dei giorni e degli orari in cui ogni condomino potrà prenderne visione ed estrarne copia a sue spese, previo accordo con l'amministratore stesso. In tema invece di durata dell'incarico, il legislatore sembra essersi ispirato un po' alla disciplina dei contratti di locazione, tant'è vero che sentiamo ormai parlare da tempo di uno più uno, no? Ebbene, la ratio, diciamo, di tale disciplina di incarico prevede un mandato annuale rinnovabile automaticamente di un altro anno, salvo che non intervenga una revoca entro la scadenza del primo anno. Partendo dal presupposto che il mandato dell'amministratore dura 365 giorni a partire dalla data della sua nomina, prendiamo in analisi il caso pratico di un amministratore nominato dall'assemblea, ad esempio il 1 aprile. La stessa assemblea avrà facoltà di richiedere la revoca dell'amministratore entro la scadenza della prima annualità fissata per fine marzo dell'anno successivo. Qualora poi la revoca venisse richiesta oltre la scadenza del primo anno di mandato, il condominio sarà tenuto a corrispondere per intero il compenso della seconda annualità di rinnovo, salvo che non venga dimostrata una giusta causa, così poi come è previsto dall'articolo 1725 del Codice Civile. Ma come deve agire dunque un amministratore alla scadenza del primo anno di mandato? Sostanzialmente due sono state le principali interpretazioni in questi tre anni trascorsi dall'ingresso della riforma. Una parte di amministratori ha ritenuto corretto inserire all'ordine del giorno dell'assemblea il punto di nomina o conferma dell'amministratore relativo compenso alla scadenza di ogni anno, indipendentemente dall'eventuale richiesta di revoca presentata dal condominio, così da avere sempre una delibera valida di nomina con i quorum richiesti ex articolo 1136. Diversamente, l'altra interpretazione ha previsto che la nomina, o meglio in questo caso specifico la conferma dell'amministratore già in carica, non fosse necessaria, non avendo questi appunto ricevuto alcuna richiesta di revoca da parte del condominio. Ebbene, su tale questione la recentissima giurisprudenza di merito, cito ad esempio il Tribunale di Milano nell'ottobre 2015, il Tribunale di Taranto nel dicembre del 2015 e il più recente Tribunale di Cassino con decreto del 21 gennaio 2016, si è espressa confermando quest'ultimo orientamento e non ravvisando pertanto la necessità di convocare un'assemblea alla scadenza della prima annualità di mandato, essendovi la facoltà da parte dei condomini di richiedere un'eventuale revoca dell'amministratore entro la scadenza. Viene ribadito tuttavia l'obbligo di convocare l'assemblea alla scadenza del secondo anno, essendo assolutamente chiaro il tenore della norma, che prescrive tassativamente una durata di un anno più uno, con espressa previsione di un solo rinnovo automatico. In altre parole, diciamo così, l'amministratore in carica sarà obbligato ad inserire il punto di nomina amministratore e determinazione del compenso almeno ogni due anni, salvo che non venga richiesta la revoca da parte del condominio nei termini che abbiamo poc'anzi detto. Qualora però l'amministratore volesse richiedere una variazione del compenso alla scadenza della prima annualità, allora sarà tenuto a farsi deliberare tale variazione dall'assemblea.
inserendo uno specifico punto nell'ordine del giorno. Nell'ambito poi delle importanti novità introdotte dalla riforma di condominio in tema di obblighi dell'amministratore, troviamo l'apertura di un conto corrente intestato al condominio su cui far transitare tutte le operazioni in entrata ed in uscita. Negli anni addietro era una prassi comune a molti amministratori utilizzare il conto corrente personale per far confluire le quote dei condomini di più condomini ed erogare pagamenti a fornitori e a gestori delle utenze comuni. In alcuni casi si procedeva ad effettuare bonifici tra conti correnti intestati a diversi condomini gestiti dallo stesso amministratore per giustificare precedenti distrazioni di somme, magari dovute ad anticipi sulle forniture di uno o di un altro condominio. Tale comportamento, è chiaro, è stato da sempre considerato deplorevole dalla gran parte degli amministratori professionisti e sanzionato da molte associazioni di categoria a causa di un'oggettiva confusione patrimoniale generata da un modus operandi di questo tipo. Alla luce di quanto disposto dal nuovo testo normativo, si intuisce quanto sia importante per l'amministratore dunque organizzare la gestione di ogni singolo condominio amministrato, prevedendo di far transitare in entrata con riferimento alle quote versate dai condomini e in uscita con qualsiasi genere di pagamento i flussi di denaro sul conto corrente intestato al singolo condominio. È necessario a questo punto rilevare che anche un versamento in contanti sul conto corrente intestato al condominio da parte dell'amministratore potrebbe ingenerare confusione patrimoniale. Prendiamo in esame ad esempio il classico caso del versamento in contanti del condomino Rossi della quota mensile condominiale. Ebbene, la potenziale confusione patrimoniale potrebbe essere contestata non essendo sufficiente presentare la ricevuta rilasciata al condomino dall'amministratore ad probationem, atteso che la stessa potrebbe o smarrirsi o peggio ancora, perché l'amministratore raccogliendo più quote in contanti potrebbe utilizzarle per eventuali altri scopi personali e solo magari a distanza di tempo versarle sul conto corrente del condominio, con un'evidente impossibilità di tracciare il percorso delle quote versate dai condomini. Di contro, però, va considerata alcune volte l'esigenza pratica degli amministratori stessi per acquisti di piccoli importi che si trovano costretti a dover effettuare il pagamento in contanti, potendo poi giustificare la spesa con il solo documento fiscale rilasciato dall'esercente. Ricordiamo infine, e mi avvio a concludere, che la mancata accensione del conto corrente o anche la mancata utilizzazione dello stesso è ricompresa tra le gravi irregolarità indicate dall'articolo 1129 del Codice Civile, per cui può essere disposta la revoca dell'amministratore in prima istanza dall'assemblea o conseguentemente su richiesta anche di un singolo condomino dall'autorità giudiziaria. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Costruita negli anni 20 in uno stile sobrio che vagamente ricorda il barocchetto viennese, la casa di via Sesostri 5 è la rispettabilità fatta pietra. Prima di tutto, il quartiere, oggi passato un po' di moda ma sempre di ottima reputazione. Poi l'aspetto esterno, la dignità severa dell'ingresso, la pronta e rispettosa sollecitudine del portiere e di sua moglie, l'ariosità della scala, l'estrema pulizia di tutto, le stesse targhe d'ottone alle porte dei vari appartamenti, targhe, esperimenti per i nomi e per i caratteri grafici, sicurezza economica e alto tenore di moralità. Ma soprattutto gli inquilini, uno migliore dell'altro, se si può dire così. Professionisti reputati, mogli incensurabili anche quando giovani e belle, figli sani, affezionati ai genitori e dediti agli studi. Relativamente estraneo a questo mondo borghese, uno solo, il pittore Bruno Lampa, scapolo, che ha lo studio in un'ampia mansarda, però è nobile, dei Lampa di Campochiaro, di Modena, innegabilmente il più illustre di questa piccola omogenea società insediatasi nella casa. Era il proprietario stesso, Tullio La Rosi. Dino Buzzati, il crollo della Balinverna. News Low Web Radio.
Use Law Web Radio.